Ciao ragazze, allora nuovo video. Questo, come avete detto dal titolo, sarà finalmente il video riguardante tutti i nuovi prodotti Essence della collezione Primavera Estate 2018 che ho acquistato e che in questi giorni, anzi in questo mesetto, ho provato. Per questa volta ho pensato di parlarvene, che già un pochettino sapevo una piccola recensione e potevo dirvi non solo le mie prime impressioni. Come sapete, per questa nuova collezione non troviamo tantissimi prodotti con buon inci. Infatti alcuni che vedrete proprio in questo video non hanno proprio un inci perfetto, ma adesso vi spiego bene. Come prima cosa però volevo dirvi che sempre nel famoso video All Essence avevo dimenticato di dirvi che anche la palette, di cui ora vi lascio la foto qui, quella con tutti i rossetti, ha un buon inci, ma non l'ho acquistata semplicemente per un motivo, perché non l'ho trovata. Sono andata anche varie volte, l'ultima volta addirittura stamattina, però nel mio espositore non c'era e non è stata rifornita. Comunque iniziamo ora a provare tutti questi prodotti. In realtà già mi vedete un pochettino truccata, manca tutto ciò che è qui dentro, e per realizzare insomma questa sorta di base ho truccato anche un po' gli occhi. Vi faccio vedere che ho utilizzato come balsamo labbra questo nuovo di Sien della Tropical Summer nella fragranza Perfect Peach, come correttore sia sul viso che sul contorno occhi pure anti-ceres certifiche bio di Avril nella colorazione Iwar. Essendo caldissimo il fondotinta in polvere di Sephora, il Sephora Mineral, la terra con cui ho fatto un pochettino di contouring, che in realtà è una cipria di Avril, Camel, blush e illuminanti, ho utilizzato questa palettina di Essence, la Blush Play, numero 10, Play It. Per gli occhi invece ho utilizzato questa nuova palette davvero bellissima di Make Up Revolution, Reloaded Iconic Division, che praticamente è una super novità che ho acquistato da pochissimi giorni, di cui vi parlerò bene nel prossimo video haul. Per le sopracciglia la matita di Sien e come matita nera la matita di Sien. Ma adesso ragazze io direi di divertirci e provare un po' i nuovi prodotti di Essence. Partiamo assolutamente con gli occhi e direi di provare in primis questi glitter per arricchire questo trucco occhi un pochettino basic, e sono praticamente i Get Your Glitter On Glitter Viso e Occhi numero 04. Naturalmente questi hanno un buon inci e come vedete non ho mascara perché voglio provare con voi questo prodotto qui, ossia il Volume Hero Mascara Power Black. Passeremo poi alle labbra in quanto ho anche alcuni prodotti nuovi da testare con voi. Per prima cosa direi che questi glitter da soli, applicando sugli occhi o comunque sul viso, non reggono, in quanto Essence insieme a questo tubicino qui è uscita con la base per glitter, che però ragazze non ha un buon inci, quindi naturalmente ho deciso di non acquistarla. E adesso vorrei ingegnarmi in qualche modo, perché non ho pensato come fare, qui con voi per applicare questo prodotto. Naturalmente ho qui il mio solito specchio e adesso proviamo a mettere questi brillantini. Come prima cosa vi dico che la confezione non è per nulla pratica. Come vedete è un semplice tubicino di vetro che però ragazze, cioè, fa disperdere glitter in ogni dove, perché comunque vedete l'apertura è molto molto grande e secondo me bisogna, cioè mi sto riempiendo di glitter, fare moltissima attenzione. Ho pensato di utilizzare come base per i glitter un lucidalabbra e quindi vado con questo di Alchemilla Full Color Shine Lip Gloss. Lo provo ad applicare. Il colore, non fateci caso, non è proprio così come sembra, è molto più chiaro per fortuna, e lo vado ad applicare semplicemente al centro della palpebra mobile, di modo che mi permette bene far applicare, essendo un pochettino
appiccicoso il prodotto. Posso provare già benissimo a prelevare con le dita questi qui sopra perché sono tantissimi, e con il polpastrello vado, sì, fantastico, vado semplicemente a pressare sopra dove ho applicato, wow, dove ho applicato il gloss. Ne prendo ancora un altro po', wow, sono davvero molto belli, l'effetto è stupendo. E questo prodotto, nonostante la confezione molto poco pratica, è davvero bellissimo. E poi ci sono alcuni glitter più piccolini, mentre altri grandi e si vedono moltissimo. Quindi io direi di procedere anche sull'altro occhio. Hanno dei microgranuli all'interno di vari colori, tipo fucsia, tipo celeste, e soprattutto la maggior parte sono non grigi, proprio color argento. Cioè ragazze, l'effetto glitter è davvero fantastico, mi piace tantissimo. Proseguiamo adesso con il mascara. Come vi dicevo, è il volume Hero Mascara, e ho notato che da pochissimo Essence ha messo anche la figura dello scovolino per farci capire appunto come è fatto all'interno. E iniziamo con l'applicazione di questo mascara che, ragazze, vabbè, adesso vedrete. Sto provando ad applicarlo in tutti i modi possibili ed immaginabili, ma ogni volta che lo metto non mi soddisfa assolutamente come gli altri mascara Essence. Secondo me è uno dei peggiori mascara che io abbia mai trovato nell'espositore Essence. Se partite già da ciglia abbastanza lunghe di vostro e abbastanza curve, ci siamo, altrimenti non dà proprio un bellissimo effetto, anzi il contrario, tende molto ad appesantirle e non ad incurvarle. Anche se mi piace il fatto che comunque sia un mascara molto molto nero, non mi piace assolutamente, soprattutto pensando che ho provato mascara Essence migliori, sono molto delusa. Mi metto anche un pochettino nella parte inferiore, ma proprio per sporcarle, e ecco, nella parte inferiore mi piace. Naturalmente il volume Hero Mascara non ha un buon inci, come non hanno un buon inci neanche i due prodotti che vi farò vedere in questo momento, che sono due prodotti labbra. In primis abbiamo la matita labbra Draw the Line Instant Color Lip Liner, che ha questo packaging molto carino, la prima parte nera, la seconda del colore appunto della matita stessa, e come vedete è una matita automatica, di quelle che piano piano esce il prodotto. Ora la applico come matita contorno labbra, e il colore che ho scelto di prendere è il numero 16 Fancy Blush. Devo dirvi che il colore è davvero molto bello e che la matita è scrivente. E questo è lo swatch. Ragazzi, io sono molto contenta di questo prodotto, dovrebbe venire 1,89€ e secondo me è una matita labbra fantastica. Come il rossetto andiamo ora ad applicare il Color Boost Vinilicious Liquid Lipstick con questo packaging molto carino. Non è un liquid lipstick matte, rimane più lucidino, non shimmer, proprio più lucido, e ha questo scovolino molto particolare in quanto, come vedete, è composto da due palline. Sicuramente non è uguale, o comunque il colore non è simile alla mia matita contorno labbra. Vi faccio vedere anche dallo swatch. Proseguiamo comunque con l'applicazione. Questo è il risultato sulle mie labbra. Come vedete, la prima cosa che vi dico è che tende ad essere, appena applicato, molto molto appiccicoso. C'è proprio questa sensazione di prodotto che c'è sulle labbra,
però allo stesso tempo dà un effetto rimpolpato e che mi piace tantissimo. Ed infine l'ultimo prodotto che ho trovato con Buoninci e che sono stata contentissima di acquistare, il Glow To Go Illuminating Setting Spray. La confezione contiene 50 ml di prodotto e praticamente è uno spray fissante illuminante. Vi ho già parlato di questo prodotto e ve l'ho fatto vedere all'azione in un video che lascio nelle schede. Piace, ma è un po' un prodotto particolare. Comunque è un setting spray illuminante e questa cosa mi piace molto perché naturalmente l'effetto luminoso sul viso lo adoro. Vi faccio vedere come lo applico. Sulle istruzioni è scritto di metterlo almeno a 30 cm di distanza, quindi io andrei, diciamo, così e lo applico bene su tutto il viso. Ora, il prodotto è molto illuminante e dà anche un effetto fresco sul viso, ma se applicato a 30 cm di distanza o comunque molto molto lontano dà proprio questo effetto glow. Ma se per caso un giorno siete di fretta e lo applicate più da vicino, vi faccio vedere sulla mia mano cosa succede. Vedete, col passare del tempo tende a far rimanere dei pallini bianchi piccoli 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 che visti da vicino sembrano dei nei bianchi luminosi. Quando lo applicate chiudete bene gli occhi perché fra l'altro è a base anche di alcol denaturato, quindi magari potrebbe dar fastidio. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando come sempre un bacio grande. Riguardo i prodotti che ho utilizzato posso dirvi che sono fantastici, anche se il packaging esterno un pochettino scomodo e con questa apertura troppo grande e troppo strana tende a far sprecare tantissimo prodotto. Anche la matita contorno labbra è fantastica, mi piace tantissimo, colora, non è appiccicosa e rimane molto sulle labbra. Il mascara non ve lo sto neanche a dire, è un no assoluto. Rossetto mi è piaciuto abbastanza, anche se quando mangiate e bevete tende a svanire abbastanza facilmente perché comunque non è un prodotto matte, è un prodotto più lucido, e sulle labbra applicandolo comunque quando passano pure 5-10 minuti, un quarto d'ora, si sente che c'è. Ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina per le notifiche, di lasciare un bel pollice in su al video e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!